Tra pochissimi istanti ancora siamo in diretta dal MEI di Faenza e abbiamo un ospite illustre che sta arrivando qui alla mia destra. È un enorme piacere. Ecco, il nome, diciamo prima il nome, dai. Diego. Galeri. Diego? Galeri. Galeri, batterista di Timoria, mi hanno detto. Sì, tanti anni fa, certo. Ecco, ecco, indossi le cuffie, sennò è un problema... Ecco, è un problema sentirsi. Ah, adesso siamo entrati nel mondo radio. Ecco qui, anche tu al MEI di Faenza. Bella edizione anche quest'anno. Molta, molta musica, cioè in tutti gli stand musica diversa. Noi siamo qui che per forza di cose dobbiamo indossare le cuffie, se no ci capiamo davvero una mazza. Beh sì, quest'anno io sono in veste di anche etichetta indipendente che... La mia etichetta si chiama Prismo Paco, l'ho aperta nel 2007, abbiamo fatto qualche produzione, è appena uscito il disco nuovo dei Miura, che è la mia band, uscirà il primo disco dei Kitsch prodotto da me artisticamente nei primi mesi del 2010, sempre per Prismo Paco, e con altre etichette indipendenti di Milano, tra cui anche Divinazione. Abbiamo presentato oggi una compilation che si intitola Non me ne lavo Milano, che raccoglie tutta una serie di etichette indipendenti milanesi e artisti milanesi e non, ed è il primo passo di questo nuovo coordinamento chiamato Mi Indies, che si prefigge di alzare la voce sulla musica. Ecco, da musicista a produttore, il passo a volte è breve, però ci racconti un po' com'è stata l'ispirazione. Ma beh, il passo è breve, ma è anche abbastanza problematico, no? Nel senso, no, è una cosa che nasce anche un po' naturalmente, quando ti rendi conto che hai un po' di forza per fare le cose in autonomia e come vuoi farle tu, il passo diventa davvero breve, quindi si tratta di raccogliere le idee, le energie e crederci e avviare progetti che poi alla fine danno grande soddisfazione. Ecco, in un periodo un po' problematico, ecco, a proposito di problemi per la musica, il mondo discografico, è cambiato tutto, c'è il web adesso, tutto un discorso diverso, no? Rispetto a tanti anni fa, ma anche a pochi anni fa. Te che consigli ti senti di dare adesso in diretta ai nostri ascoltatori, tutti quelli che, ecco, sono musicisti, che vogliono in qualche modo emergere? Ma il consiglio che do ormai da tanti anni è sempre quello, ed è quello di cercare di fare sempre la propria musica e cercare di sviluppare il proprio modo di vedere la musica. Credo che sia la cosa migliore per fare in modo che ci siano nuove idee e che la creatività sia sempre in movimento. Questo è importante. Troppo spesso vedo ragazzi che si fossilizzano con le cover band o con progetti poco creativi, e questo faccia male alla musica. Ecco, mi hanno introdotto ad un CD, ecco, di questo dovevamo parlare in sostanza. Sì, ecco, questa è la compilation di cui ti parlavo. Gli artisti sono parecchi, sono circa 21, tra cui Calibro 35, Fabrizio Coppola, De Sonica, Ed Extrema, Fire, Fratelli Calafuri, eccetera eccetera. Ce ne sono tanti. Ecco, il CD, il titolo del CD si intitola Non me ne lavo Milano. Non me ne lavo Milano, che è un titolo, ecco, significativo in questo caso. Ecco, questo è il CD compilation che è stato prodotto, ecco, dalla tua etichetta. Ripetiamola, la tua etichetta. La mia etichetta si chiama Prismo Paco. Questo è invece il collettivo che si chiama Mi Indies, tra cui c'è anche Prismo Paco, ma non solo. C'è Mani in Alto, c'è Divinazione. Ci sono tante etichette milanesi che lavorano e producono musica originale, ovviamente. Senti, ma a proposito di questo, ma te mica hai abbandonato la musica suonata, no? Non dirmi di no. No, assolutamente, anzi, appunto, dicevo che con Prismo Paco è uscito il terzo album dei Miura, che è la band con cui suono e produciamo musica. E prossimamente inizieremo a fare un po' di concerti. Il titolo dell'album è 3. Perfetto. Grazie, un ringraziamento particolare a Diego e alla prossima. Volentieri, a tutti, ciao.